fiducia, come ho già detto, in uno scetticismo. In uno scetticismo però sempre razionale, uno scetticismo, quello di Hume, che non cade mai in una irrazionalità, ma rimane sempre nell'ambito illuminista, perché qui Hume rappresenta comunque un grande protagonista. Fra l'altro Hume viaggiava spesso in Francia e conobbe i grandi illuministi francesi, e ebbe degli scambi molto importanti con loro. E Hume considerava, proprio a causa del suo radicale empirismo che lo portò a uno scetticismo critico, che poi porterà Kant a fare appunto un'indagine filosofica critica estrema e molto molto profonda, volevo leggervi quello che Hume scrive a proposito della natura umana, perché poi lo scetticismo di Hume non vuol dire cadere appunto nello scetticismo assoluto, nel negare qualsiasi conoscenza. Tutt'altro, per Hume si può, è possibile conoscere studiando la natura umana, quindi portando l'empirismo scientifico, che non può mai essere dogmatico, portandolo ad una ricerca psicologica sulla natura umana. E Hume scrive: la natura umana è la sola scienza dell'uomo, e tuttavia è stata fin qui la più trascurata. Io avrò fatto abbastanza se avrò contribuito a metterla un po' più di moda. Questa speranza giova a dissipare il mio umore malinconico e a darmi forza contro l'indolenza che talvolta si impadronisce di me. Se il lettore si trova nella stessa buona disposizione, mi segua nelle future speculazioni. In caso contrario, segua la sua inclinazione e attenda il ritorno della concentrazione del buon umore. La condotta di un uomo che studia filosofia in questo modo spensierato è più veramente scettica di quella di chi, mentre sente una forte inclinazione a essa, pure si lascia sopraffare da dubbi e scrupoli sino a sopprimerla totalmente. Un vero scettico diffiderà sempre dei suoi dubbi, così come delle sue convinzioni filosofiche, e non prenderà mai motivo né da quelli né da queste per rifiutare un'innocente soddisfazione che si offra a lui. Molto interessante questo passaggio, tratto appunto dal trattato che Hume dedica alla natura umana, allo studio delle facoltà umane, perché Hume alla fine capisce che lo scetticismo maturo deve anche dubitare dei propri dubbi, quindi non cadrà mai in un dogmatismo. E infatti Hume ha dedicato la sua vita comunque all'indagine, allo studio delle religioni, allo studio dell'antropologia sostanzialmente, psicologia unita all'antropologia. E quello che Hume scopre è che ciò che ci permette di capire tutte le dinamiche sociali, religiose, culturali dell'essere umano è l'abitudine. Cioè la forza che porta l'essere umano alle credenze, a sviluppare certe visioni, certi paradigmi, è la forza dell'abitudine. L'abitudine è ciò che riesce a condizionare la psiche, il carattere umano, e portarlo verso una certa direzione, dalla quale è molto poi difficile liberarsi. Ecco, qui c'è diciamo uno dei punti fondamentali della psicologia di Hume, la critica non solo al principio di causa-effetto, come dicevamo in un'altra lezione, ma addirittura la critica al concetto dell'io psicologico. Noi non abbiamo nessuna idea dell'io, qui l'attacco a Cartesio è decisivo, noi non abbiamo nessuna idea dell'io, nel modo che viene qui spiegato. Da quale impressione potrebbe derivare tale idea? È impossibile rispondere a questa domanda senza cadere in contraddizioni e assurdità manifeste. E tuttavia è una domanda alla quale necessariamente va data una risposta. Se pretendiamo di far passare l'idea dell'io come chiara e intelligibile, ci vuole sempre una qualche impressione per produrre un'idea reale. Qui c'è, no, l'eredità appunto basilare di Locke, che diceva: qualsiasi idea deve avere una radice nelle sensazioni. Non può nascere nessuna idea senza un imprinting che viene dalle sensazioni, dal nostro sentire fisico. Ma l'io o la persona non è un'impressione, è ciò a cui vengono riferite per supposizione le diverse nostre impressioni e idee. Se ci fosse un'impressione che desse origine all'idea dell'io, questa impressione dovrebbe rimanere invariabilmente la stessa attraverso tutto il corso della nostra vita, poiché si suppone che l'io esista in questo modo. Invece non c'è nessuna impressione che sia costante e invariabile. Dolori, piaceri, affanni e gioie, passioni e sensazioni si alternano continuamente e non esistono mai tutti insieme. Non può essere dunque da nessuna di queste impressioni né da nessun'altra che l'idea dell'io derivata. Per conseguenza non esiste tale idea. Non riesco mai a sorprendere me stesso senza una percezione e a cogliervi altro che la percezione.
e non si fa intendere il paragone del teatro. A costituire la mente non c'è altro che le percezioni successive. Noi non abbiamo la più lontana nozione del posto dove queste scene vengono rappresentate o del materiale da cui è composta. Quindi qui è radicale, veramente radicale la critica che Hume fa all'idea dell'io. Cioè ciò che esiste realmente, secondo Hume, è un flusso continuo di percezioni. Quindi in realtà dire che esiste un io come sostanza, come idea addirittura innata, come diceva Cartesio, è, basandosi sull'esperienza, secondo Hume, del tutto falso, del tutto fuorviante. E da qui poi Hume svilupperà tutta una psicologia che appunto è basata, come dicevo, sull'abitudine, non su un io stabile, ma su un continuo variare che noi chiamiamo, no, una sorta di nostra proiezione. Immaginiamo che ci sia un'unità in questo flusso continuo, ma in realtà, secondo Hume, questa unità, questo io psicologico fisso non esiste. Quello che esiste è un continuo mutamento, una sorta di divenire costante di sensazioni che noi sperimentiamo, e questo io in realtà non è presente come sostanza.